Ben ritrovati a Provincia al voto. Ormai mancano poco più di 20 giorni al grande appuntamento elettorale di domenica 26 maggio. Raddoppia l'appuntamento con la nostra trasmissione, la collaborazione tra Siena TV ed NTI per raccontarvi al meglio una tornata elettorale molto molto importante che porterà alle urne i cittadini di ben 29 comuni della provincia di Siena. Nell'ultimo appuntamento abbiamo vagato giù da nord a sud della provincia, da Sovicille fino a Chianciano Terme e anche questa sera ci sposteremo iniziando da Castellina in Chianti fino ad arrivare nel cuore della Val d'Orcia con il confronto a seguire tra i candidati di San Quirico d'Orcia. Ad aprire la serata dunque i due candidati di Castellina in Chianti, splendido comune della nostra provincia. Ve li presento subito nell'ordine dell'estrazione che abbiamo fatto prima della nostra diretta. Do il benvenuto a Sonia Mazzieri, candidata della lista civica per Castellina. Benvenuta. Buonasera a tutti. E poi c'è Marcello Bonechi della lista In Cammino per Castellina. Buonasera, Benvenuta anche a lei. grazie. Noto innanzitutto che entrambi avete deciso di mettere il nome del vostro comune nel nome della lista. Scopriremo se è solo questo che accomuna la vostra scelta e i vostri programmi. Ricordiamo ai nostri telespettatori le regole che ci siamo dati con i nostri candidati prima della diretta. Abbiamo effettuato l'estrazione, loro si alterneranno nelle risposte, sette le domande che porrò ai candidati, in tre blocchi distinti. Ognuno di loro avrà ogni volta 2 minuti di tempo a disposizione per rispondere. Vi ricordo ancora che non è cumulabile il tempo come si faceva una volta, giocatevi tutti questi 2 minuti, giocateli come meglio credete. Grazie alla nostra regia avete anche la possibilità di tenere sott'occhio il tempo e quindi così vi potrete regolare con le risposte. Possiamo partire con la domanda con la quale vi invito a raccontare ai vostri cittadini, ai vostri potenziali elettori, che cos'è che vi ha spinto, quali sono, insomma, le motivazioni che vi hanno fatto prendere una decisione non facile, no, di questi tempi, perché lo sappiamo benissimo che fare il sindaco è molto molto difficile. Perché ha accettato questa sfida? Perché ha deciso di scendere in campo Sonia Mazzieri? In 2 minuti. Sì, allora, diciamo che nell'anno passato, nell'inverno, si è formato un gruppo di cittadini a Castellina in Chianti, che si riuniva per portare avanti quello che erano, diciamo, le volontà dei cittadini, le proposte, da poter realizzare, da poter porre all'amministrazione comunale per effettuare un cambiamento. Dopodiché, questo sono successe delle vicissitudini e pertanto questo gruppo si è un po' sfaldato. E tanti hanno perso un pochino fiducia in questo gruppo e comunque alcune persone l'hanno portato avanti, tra cui c'ero io. Erano state formate delle commissioni di lavoro, cioè queste commissioni proponevano le cose da fare per ogni singolo settore, e io ne facevo parte di una di queste commissioni. E praticamente quello che veniva poi deciso, la proposta, venendo a mancare un pochino lo zoccolo duro, cioè le persone che avevano, diciamo, dato il via a questo progetto, il gruppo si stava sfaldando. Pertanto io, insieme ad altre persone, credevamo in questo progetto, ci crediamo tuttora, cioè che sarebbe quello del dialogo dell'amministrazione comunale con i cittadini, con la popolazione di Castellina. E pertanto l'abbiamo voluto portare avanti, siamo rimasti molto fermi sui nostri passi, abbiamo cercato di ricoinvolgere le persone che si erano, diciamo così, un pochino allontanate perché a causa del fatto che erano venute a mancare le persone che lo avevano promosso, e le abbiamo un attimino riportate sempre. Però per la formazione di questo progetto e quindi io ho deciso di candidarmi. Queste dunque le motivazioni Sì. di Sonia Sì. Mazzieri.
Passiamo invece a Marcello Bonecchi. A lei chiedo che cosa l'ha spinta a ripresentarsi quindi per un nuovo mandato nel suo comune. Anche per lei 2 minuti di tempo. Bene, allora il primo motivo che io ho avuto e mi sono sentito come una responsabilità è stato quello che in questi anni abbiamo lavorato molto come amministrazione uscente a molti progetti, i quali oggi sono già pronti per essere, diciamo, per realizzarli, e quindi ho ritenuto possibile e indispensabile non lasciare, come si dice, la nave in un periodo, in un momento così, e quindi non ci possiamo fermare e abbiamo deciso di dare una continuità, diciamo, all'amministrazione uscente, pur avendo portato un rinnovamento quasi totale dentro alla lista che mi sosterrà e che ci presenteremo e che ci sottoponiamo al popolo castellinese. Quindi il nostro intento è quello di dare continuità e nello stesso momento, diciamo, concretezza delle cose e innovazione, quindi per preparare poi, per fare tutto ciò che era in programma e preparare poi una nuova squadra di amministratori per i prossimi anni. Questo è stato il primo motivo, quindi una responsabilità diretta anche sulla mia persona come, diciamo, sindaco uscente per dare proprio una continuità ai tanti nostri programmi che abbiamo messo in piedi, quindi uno per tutti, cioè abbiamo almeno 2-3 piani di recupero che ce li portiamo dietro da tantissimi anni, e sto parlando dell'ex azienda Nicolai, quindi questo è un valore assoluto che dobbiamo risolvere per la cittadinanza. Dunque, cambiamento, Mazzieri, continuità, dare, come dire, andare avanti con i progetti intrapresi per quanto riguarda Bonecchi. Chiaramente è un'avventura che non intraprenderete, non state intraprendendo da soli, avete già presentato i candidati. Allora vi chiedo con quali criteri è nata la vostra squadra e che sono appunto le persone che vi affiancheranno e che si candidano insieme a voi a diventare maggioranza del vostro comune. Invertiamo l'ordine, quindi parte Bonecchi e poi Sonia Mazzieri. 2 minuti per lei. Bene, allora uno degli argomenti e delle motivazioni è stato quello di cercare persone formate con delle professionalità diverse l'uno con l'altro, che conoscono bene il territorio e vogliono bene alla nostra la comunità e al territorio castellinese. Queste persone ovviamente sono alcuni facevano parte della passata amministrazione, ma solamente 2, gli altri sono professionisti e che hanno dei ruoli all'interno del nostro territorio castellinese e che hanno a cuore Castellina Chianti. Questo è il primo e più persone giovani, anche giovani che saranno poi, che li si traslerà, diciamo così, le cose che nel passato abbiamo fatto e si formeranno per essere pronti poi per una nuova amministrazione dei prossimi anni. Questa è stata una delle scelte prioritarie e quindi siamo un po' andati a tingere, come si dice, in più settori del nostro territorio. Ancora un po' di secondi se vuole? Sì. Ci ha detto tutto su questo. Sì. Sentiamo allora come presenta la sua squadra, con quali criteri ha scelto i suoi compagni di avventura. Sonia Mazzieri, lo ricordiamo, della lista civica per Castellina. Anche per lei 2 minuti di tempo a disposizione. Sì. Allora, sempre ricollegandovi al discorso che stavo facendo io, perché mi sono comunque candidata e come sono arrivata a questa cosa, le persone che sono in squadra con me, che sono nella lista civica, facevano comunque parte di questo progetto bellissimo, insomma, che io ho ritenuto bellissimo, nel quale mi sono innamorata, e al momento appunto che comunque c'è stata, diciamo, questo sfaldamento, questa rottura, queste persone sono rimaste lì con me.
siamo rimasti insieme, perché ci hanno creduto, perché comunque ci tengono a Castellina e perché comunque vogliono rappresentare la gente di Castellina. E ci sono persone anche molto giovani che già sono all'interno delle varie associazioni che esistono a Castellina e quindi comunque conoscono bene il territorio. Poi ci sono persone che lavorano su Castellina, sono degli artigiani, persone che ha un'altra persona che comunque fa parte del consiglio comunale, che è giustamente la parte dell'opposizione e quindi conosce comunque il funzionamento dell'amministrazione comunale, e comunque sono tutte persone a cui sta a cuore Castellina in Chianti. E soprattutto sta a cuore questo progetto, che è il progetto iniziale che noi vogliamo portare avanti, che è quello di colloquio e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale. Ecco, quindi cioè, questo è quanto, come è stata scelta, come è venuta fuori la nostra squadra, è questo il motivo, insomma, è portare avanti sicuramente questo progetto. Ultima domanda per questo primo blocco, solitamente no, anche quando si parla di un governo a livello nazionale si dice il primo bilancio si fa dopo i famosi primi 100 giorni. Allora chiedo ad entrambi, se diventerete il sindaco di Castellina in Chianti, che cosa pensate di fare in questi 100 giorni? O meglio, quale, se a diventare sindaco sarà Sonia Mazzieri, il primo atto che ha in mente? Che cosa farà? Ce lo dice in 2 minuti? Sì. Allora, il primo atto che io farò sicuramente sarà quello di convocare la cittadinanza, la gente di Castellina, come abbiamo finora fatto, e cercare di capire quali sono le esigenze primarie delle persone. E quindi ora, a livello di programma, nei nostri programmi ci sono tante cose da fare, però la cosa principale è capire qual è l'esigenza primaria della popolazione, e quindi faremo sicuramente quello che sarà per loro primario fare. Poi nel nostro programma sono previste tante cose che poi magari nell'occasione avremo modo di dirle, però sicuramente è quello che la popolazione vorrà fare per prima, cioè dialogare con loro. E quindi al momento in cui noi dialoghiamo con loro cerchiamo di capire quali sono le esigenze della gente e cercheremo di attuarle. Così immagino i suoi primi 100 giorni da sindaco Sonia Mazzieri. Se invece sarà riconfermato Marcello Bonechi, come immagina questi primi giorni, questi primi mesi? Da dove ripartirà, insomma? C'è già segnato qualcosa sulla sua agenda? Allora, io nei primi 100 giorni, allora, la prima cosa assoluta è quella di proseguire con, noi abbiamo una situazione di un piano di recupero dei Molini Nicolai che dobbiamo seguire una demolizione. Questa demolizione è già in programma, che dovrà iniziare quindi con la fine del periodo estivo, proprio perché è proprio nel mezzo al paese, questo non vogliamo creare danno, diciamo, ai nostri turisti, e quindi la prima cosa che farò è seguire passo passo questa situazione. Dopodiché c'è un'altra cosa, che noi abbiamo formato un comitato elettorale oggi, che è aperto a tutti, ci sono dentro molti, molti cittadini, e una volta finite e passate le elezioni, se verremo eletti, questo comitato si trasformerà in una consulta cittadina. All'interno di questa consulta cittadina ci saranno dei tavoli programmatici, tematici, e che saranno coloro che collaboreranno direttamente con l'amministrazione. A questo punto metteremo anche a disposizione 1/2 consiglieri eletti che abbiano rapporti diretti con questo, diciamo, con questo gruppo di persone, che è sempre comunque aperto
non sarà mai un gruppo chiuso, quindi chi ha voglia di portare un contributo, diciamo, per la cittadinanza e per le esigenze di Castellina, questo sarà sempre aperto. Così Bonecchi, allora è finito il primo blocco, queste le prime tre domande che abbiamo posto ai nostri candidati di Castellina in Chianti. Una pausa pubblicitaria, poi torniamo, continueremo a sentire i loro progetti, le loro idee per Castellina in Chianti e vi ricordo poi nella seconda parte di questa puntata di Provincia al Voto ci sposteremo in Val d'Orcia, andremo a San Quirico. Restate con noi. Eccoci tornati, riprende il confronto tra i candidati sindaco del comune di Castellina in Chianti, ve li ripresento di nuovo, Sonia Mazzieri della lista civica per Castellina e Marcello Bonecchi di In Cammino per Castellina. Fin qui abbiamo scoperto quali sono le motivazioni che li hanno spinti a scendere in campo, come hanno scelto la squadra, quali sono i primi progetti che hanno in mente in caso di elezione. Adesso iniziamo a parlare un po' anche dei loro progetti per quanto riguarda l'economia. Facciamolo in due step, partiamo dalle imprese. Su che cosa puntate per favorire l'impresa, mantenere o favorire l'impresa nel vostro comune? Quali strumenti pensate di poter avere come sindaco appunto per sostenere chi vuole avviare o chi ha un'attività imprenditoriale nel comune di Castellina in Chianti? Ripartiamo da Marcello Bonecchi, sempre i nostri due minuti. Bene. Allora, io credo che una delle opportunità maggiori per il nostro territorio e per le nostre aziende sarà lavorare all'interno di un grande progetto che siamo riusciti a ottenere in questi anni e si chiama Distretto Rurale. All'interno di questo distretto ci saranno tante cose da fare che possano anche attrarre risorse e finanza, diciamo, pubblica da parte anche per le aziende stesse. E quindi questo sarà una delle azioni maggiori. Ovviamente dovremmo continuare perché la produzione, diciamo, dell'agricoltura, per noi siamo un comune rurale e credo che questo sia in primis il pilastro, diciamo, della nostra economia. Insieme a questo subito abbiamo il turismo, che anche lì dovremmo lavorare in maniera molto attenta. E questo lo faremo non più a livello di comune unico, ma a livello di area Chianti, perché abbiamo l'ambito turistico riconosciuto del Chianti dalla Regione Toscana. Qui dentro dovremmo fare, come già stiamo facendo, dei progetti che servono a rilanciare sempre di più il territorio di Castellina in Chianti. Quindi con queste due azioni sono convinto che riusciremo a non solo mantenere i posti di lavoro che ci sono oggi, ma aumentarli e, se non ultimo, ma non perché per ordine, anche i piani di recupero di cui ho parlato un attimo fa, questi saranno davvero una bella risorsa di lavoro per tutti quelli che ci andranno intorno, quindi l'indotto che lavorerà intorno a questi piani di recupero. La ricetta invece per le imprese, per chi ha o vuole aprire appunto un'attività a Castellina in Chianti, la ricetta di Sonia Mazzieri. Sì, allora, dunque, noi ascoltando sempre le persone abbiamo capito che ci sono dei problemi, cioè c'è una moria un po' di aziende commerciali, artigianali, turistiche, insomma, che praticamente chiudono più che aprono a Castellina. Pertanto vorremmo incentivare e aiutare la riapertura, dando anche comunque degli sgravi, se è possibile, sulla tassa comunale, quello che è possibile fare.
E poi vorremmo anche agevolarli nelle pratiche edilizie, perché purtroppo un problema molto grosso che abbiamo adesso è che quando viene fatta una richiesta di una pratica edilizia, viene presentata in comune una pratica edilizia, purtroppo rimane ferma e molto spesso viene bocciata. Quindi vogliamo sicuramente agevolare le persone snellendo l'iter burocratico che porta a tenere ferme tutte queste pratiche di apertura di nuovi negozi e di nuove attività comunque in generale, e mi sembra che sia un bel passo avanti per le imprese, ecco, mi sembra sicuramente che si può arrivare a fare aprire, perché tanti non investono proprio perché vengono bloccati da questa situazione. Questo è una cosa secondo noi molto molto importante snellire, e se nel caso dovesse servire per l'ufficio tecnico appoggiarci anche a quello che possono essere, insomma, delle maestranze esterne, dei tecnici esterni. Queste allora le vostre idee per le imprese di Castellina. Parliamo adesso delle famiglie. Come pensate di trattenere le giovani coppie, le famiglie, in termini di servizi, di aiuto, di aiuti, di welfare, anche per le categorie più in difficoltà? Sappiamo benissimo, no, qual è la situazione generale, una crisi economica globale, una situazione che in provincia di Siena è peggiorata negli anni con la crisi della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con i comuni che si ritrovano ad avere sempre meno risorse. Ma come si può lo stesso tenere in piedi, insomma, una comunità, perché ve la pongo proprio anche dal punto di vista sociale, no? Degli aiuti e del sostegno. Ripartiamo da Sonia Mazzieri. Sì, allora noi dunque abbiamo previsto per il sociale diverse cose. Allora, diciamo che per quanto riguarda un aiuto diretto che si può dare comunque alle famiglie, un problema che c'è sono ad esempio gli anziani, e pertanto volevamo proporre la possibilità di accedere a quello che è il nostro centro Virginia Bulgheri tramite un canale preferenziale. Quindi dare questa possibilità alle persone, e questo è l'impegno che noi ci prendiamo nei confronti del sociale per le persone di Castellina. Poi ad esempio cioè abbiamo anche visto che per quanto riguarda le frazioni, nelle frazioni ad esempio non arriva il metano, quindi nostra intenzione è interagire con le società del gas e cercare di portare nelle strade primarie, fino alla strada primaria logicamente, quello che sono le condutture del metano. Poi logicamente ci sarà un aiuto per poterle portare fino alle abitazioni e nei centri delle frazioni. Dunque un'altra cosa che manca ad esempio sono i parcheggi. Il parcheggio è un problema grossissimo a Castellina, e quindi questa è una cosa che è importante, che noi ci impegniamo, noi ci vogliamo impegnare per la realizzazione di nuove aree di sosta, perché questo è un altro problema molto molto grande. E poi un'altra cosa che magari è una piccolezza, però per le persone ci combattono tutti i giorni. La popolazione di Castellina ad esempio ha necessità di andare a fare la spesa e portare i sacchetti in macchina, e purtroppo noi abbiamo il parcheggio sottostante la Coop, quindi creare una scala mobile, un accesso diretto in maniera tale che le persone possano agevolmente portare la loro spesa. E qua devo interrompere Sonia Mazzieri. La ricetta per le famiglie, per trattenere giovani coppie, per dare servizi appunto anche alle persone più anziane, cosa c'è nel programma di Marcello Bonecchi per quanto riguarda questa voce? Allora, io credo che una cosa che noi dobbiamo fare è dare continuità a ciò che già stiamo facendo, perché vorrei ricordare che noi agiamo socialmente
già da tempo con tutte le fasce delle, di ogni famiglia, quindi vorrei ricordare alcuni numeri, perché poi se no alla fine dobbiamo dirci anche i numeri. Noi abbiamo il 56% a carico della mensa scolastica e a carico del comune, abbiamo l'80% del trasporto scolastico e a carico del comune, abbiamo l'asilo, il nido, che ogni bambino è a carico della collettività di oltre 5.200 euro all'anno, quindi sociale ne facciamo, poi si può anche cercare di farlo di più, però negli anni siamo sempre andati avanti per cercare sempre di dare supporto a chi veramente ha bisogno. Abbiamo il bando per i contributi e gli affitti, abbiamo il bando per i buono libri, cioè siamo tutti, abbiamo il bando per la riduzione della bolletta dell'acqua che parte dall'80% fino a, dal 70%, chiedo scusa, in base alla fascia ISEE fino al 50%, quindi i contributi e gli affitti sono un'altra spesa importante che il comune ogni anno supporta, e quindi questo per noi è il sociale. L'accesso alla nostra casa vicina Burgari, avevamo un accesso già negli anni diciamo riservato, ma le nuove disposizioni di legge non ce lo permettono più, perché una RSA è convenzionata con la Regione Toscana per i posti che ci sono assegnati, e quindi questo non è più possibile farlo. E con questo si chiude, con questa domanda si chiude anche il secondo blocco. Lo ricordiamo per chi si fosse messo a seguire la nostra trasmissione soltanto adesso: stiamo conoscendo, stiamo ascoltando quelli che sono i progetti, le idee dei due candidati per il comune di Castellina in Chianti. In questa puntata, che è doppia, come lo sarà per ben due volte a settimana per tutto il mese di maggio fino al voto, appunto fino al giovedì 23 maggio, quando poi ci dovremo fermare ovviamente per il silenzio elettorale. Da Castellina in Chianti questa sera vi porteremo poi in Val d'Orcia, e vi ripeto, doppio appuntamento, il confronto tra due comuni per ben due volte a settimana, insomma raddoppiamo il nostro impegno per raccontarvi al meglio questa importante campagna elettorale che, lo ricordo ancora, coinvolge ben 29 comuni nella provincia di Siena. Ricordatevi che tutti i candidati e quindi tutti i futuri sindaci passeranno da questo studio. Adesso un'altra pausa pubblicitaria, poi un'ultima ancora, alcune chiacchiere con i nostri due candidati di Castellina in Chianti. Restate con noi. Ed eccoci qua ancora con i due candidati per il comune di Castellina in Chianti. Stiamo unendo tanti tassellini per conoscere quelle che sono le motivazioni, ma anche le idee, i progetti che hanno in testa per il loro comune, dalle motivazioni alle idee per le imprese, per le famiglie, quindi abbiamo parlato anche di servizi. Adesso parliamo di quello che sicuramente, di quella che sicuramente è una delle vocazioni, lo avete già detto un po' entrambi, del vostro comune, che è il turismo. Nel dibattito degli ultimi anni sta entrando prepotentemente il tema di quale tipo di turismo, forse un po' troppo in generale quello mordi e fuggi, che cosa hanno da offrire le nostre cittadine, quali soluzioni per far trattenere, far restare di più le persone, quanto si può o si dovrebbe invece puntare su un turismo magari più di qualità, ma più basso, meno considerevole dal punto di vista numerico. Chiaramente le idee sono molto diverse. Su che cosa dovrebbe puntare in questo senso il comune di Castellina in Chianti? Ripartiamo da Sonia Mazzieri. Sì. Dunque, noi abbiamo previsto di promuovere una Proloco, che a Castellina manca, e secondo me ce n'è l'esigenza, perché effettivamente ci sono tantissime associazioni che sicuramente ognuna svolge il lavoro in maniera ottima,
però con l'aiuto della Proloco sicuramente riusciremo a fare più iniziative e a coinvolgere maggiormente la popolazione, i castellinesi, e quindi verranno, cioè ci penserà poi la Proloco a promuovere le varie manifestazioni. Logicamente ci dovrà essere del volontariato, perché le Proloco sono basate sul volontariato, e un aiuto da parte del comune. Noi non possiamo altro che promuoverla, però credo che sia una cosa vantaggiosa, perché i comuni che hanno le Proloco, le Proloco che funzionano, ottengono buonissimi risultati. E un'altra cosa importante a Castellina è allungare la stagione, perché Castellina per lo più vive di turismo, però è incentrato solo sul periodo estivo, quindi starà a noi allungare la stagione per il bene delle aziende che ci lavorano anche e soprattutto. E quindi organizzando delle manifestazioni, ad esempio dalla proposta sempre delle nostre commissioni era venuto fuori quello di poter riportare la manifestazione che è il torneo di tiro con l'arco, che è una cosa che comunque prende molto, ecco, e dispiace effettivamente non ci sia a Castellina. Questa è la visione dal punto di vista del turismo di Sonia Mazzieri della sua lista civica per Castellina. Sentiamo adesso Marcello Bonechi in cammino per Castellina. A che turismo secondo lei si deve mirare e che cosa offrire ai turisti? In due minuti, Bonechi. Allora, io credo che a Castellina serve un mantenimento dell'attuale misura del turismo che noi abbiamo, e perché negli ultimi anni, quindi siamo andati sempre per fortuna a salire come arrivi e come presenze. Questi sono dati inconfutabili. Vorrei ricordare che Castellina in Chianti ha oltre 2200 posti letto, e Castellina in Chianti ha anche poco meno di 200 strutture ricettive, quindi è già importante questa situazione lì. Per quanto riguarda poi l'allungamento, e quindi dobbiamo lavorare non a livello solo di Castellina in Chianti, ma a livello di area, e questo lo dobbiamo fare nell'ambito turistico del Chianti riconosciuto dalla Regione Toscana, quindi a livello di area una organizzazione tutti insieme con gli altri comuni per promuovere i nostri territori a livello nazionale, mondiale e europeo. Inoltre io per mettere insieme anche le iniziative che si diceva di Proloco, la Proloco è da tanto che è stata sperimentata in altre forme ma ha sempre funzionato poco, invece io ritengo che debba rimettere in moto una parte istituzionale che c'è già e si chiama Centro Commerciale Naturale, dove stanno dentro tutti i commercianti e proprio loro che si insieme all'amministrazione devono essere coloro che promuovono, perché poi alla fine se si arriva a novembre tutti i nostri negozi chiudono, è difficile anche fare un allungamento della stagione, diciamo, della stagione. Quindi Centro Commerciale Naturale credo sia il primo passo da fare. Ed ora l'ultima domanda. Anche qua sicuramente una peculiarità di Castellina in Chianti e il suo paesaggio straordinario. Dove fissate il paletto tra l'esigenza di sviluppo e la tutela dell'ambiente? Quindi politiche ambientali, come le conciliamo, quindi l'esigenza di tutelare il vostro patrimonio con l'esigenza dall'altra parte di garantire comunque sviluppo, le attività di cui abbiamo parlato fin qui. Riparte Marcello Bonechi. Allora, anche qui io credo che
da anni siamo riusciti sempre a lavorare sul rispetto dell'ambiente sostanzialmente. Questo è, non a caso il comune di Castellina in Chianti è stato premiato per 3 anni consecutivi con le spighe verdi. Le spighe verdi non sono altro che le bandiere blu che sono al mare, quindi come Regione Toscana siamo 5 comuni soli che sono stati premiati in tal senso. Perché? Perché abbiamo sempre cercato di lavorare in equilibrio fra l'ambiente e il mondo rurale soprattutto, e questo ci permette sempre di mantenere il nostro ambiente e il nostro territorio. Inoltre ricordo anche che sempre nel rispetto dell'ambiente abbiamo le case dell'acqua, abbiamo i compattatori per la nettezza, quindi per il vetro, per la plastica, il recupero degli oli da cucina, quindi tutta una serie di cose che mirano sempre al rispetto dell'ambiente, e credo che questo sia il nostro progetto che dovrà continuare. Peraltro stiamo sperimentando in questi mesi anche un nuovo progetto per aumentare la raccolta della nettezza, la differenziata, e questo è quello che noi dobbiamo fare, che vogliamo fare e vorremmo continuare per questa strada, educando anche e soprattutto noi cittadini che a volte non siamo troppo attenti in tal senso. Quindi questo è il progetto nostro principale, quindi continuare con nel rispetto dell'ambiente, quindi energie rinnovabili che abbiamo fatto anni fa, insomma tutte quelle cose che davvero garantiscono il futuro del nostro territorio. Ambiente, rispetto, tutela e sviluppo. Qual è il giusto compromesso secondo Sonia Mazzieri? Sì, allora, diciamo che fino ad oggi la gente di Castellina non è stata troppo formata, non è stata ben formata a quello che è la differenziata, perché comunque è importante fare la raccolta differenziata dei rifiuti, perché comunque si possono recuperare alcuni rifiuti e riutilizzare, quindi si va a salvaguardare l'ambiente, però senza che ci sia una formazione della gente è quasi impossibile, perché comunque ci sono anche le persone anziane che durano fatica. Purtroppo i compattatori, cioè i cassonetti che sono stati messi adesso, si può dire che sono un pochino un fallimento per questa cosa qui, perché comunque vengono, si vede, insomma, sono a volte troppo pieni, la gente non sa dove li deve buttare, vengono lasciati accanto al cassonetto, quindi una raccolta differenziata sicuramente va fatta, ma in maniera diversa, non con questa strategia, e secondo me è stata fallimentare. Poi per quanto riguarda diciamo la rivalutazione anche dei nostri sentieri per quanto riguarda l'ambiente e il territorio, ad esempio noi abbiamo la Via Romea che la stanno ripulendo, che la stanno dei gruppi, delle associazioni, e per i percorsi naturalistici anche da offrire comunque agli stranieri quando vengono da noi, e quindi dargli la possibilità di conoscere il nostro territorio in cammino, fare trekking e quindi rivalutare sicuramente questi sentieri, le strade bianche e quant'altro. E è finito il mio tempo. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio ancora i 2 candidati del Comune di Castellina in Chianti, avete visto precisissimi anche sui tempi fino alla fine. Ringrazio Sonia Mazzieri, candidata della lista civica per Castellina, e Marcello Bonechi. Grazie. Della lista In Cammino per Castellina. Grazie. Buona campagna elettorale, ricordiamo che potete rivedere questa puntata anche venerdì su NTI, doppio appuntamento questa sera in diretta su Siena TV, perché tra poco andremo, ve l'ho già anticipato più volte, in Val d'Orcia con il confronto tra i candidati di San Quirico d'Orcia. Dunque continuate a seguirci, perché settimana dopo settimana vi porteremo praticamente
praticamente da nord a sud della provincia di Siena a conoscere le idee e i progetti di chi si candida ad amministrare i propri comuni. Ancora un grazie ai candidati di Castellina in Chianti, un rapido cambio di studio e vi porteremo in Val d'Orcia. Seconda parte di Provincia al Voto. Questa trasmissione ci dà anche la possibilità di percorrere nel giro di pochi minuti tutti gli straordinari territori della nostra provincia e così in alcuni secondi dal Chianti si arriva alla Val d'Orcia. Diventa anche un pretesto per raccontare questa nostra provincia meravigliosa. Dopo Castellina in Chianti dunque arriviamo a San Quirico d'Orcia, dove si parte da una situazione, come dire, un po' più difficile, da una campagna elettorale che anche fin qui, insomma, qualche scintilla e qualche polemica l'ha creata. Un sindaco di centrosinistra, Valerio Agnelli, che non si ricandida per il secondo mandato. In pista tre uomini, tutti e tre hanno già esperienze politiche alle spalle, due sono stati già sindaci della città, c'è chi per più mandati insomma ha fatto l'assessore. E un'altra particolarità, poi ce lo chiariranno i nostri candidati nelle loro risposte, insomma fate strategia, dateci i messaggi, giocatevi bene il tempo che avrete a disposizione, probabilmente provengono tutti e tre dalla stessa area politica e questa è un po' un'anomalia che poi chiariranno direttamente i nostri candidati che vi vado a presentare nell'ordine di estrazione che come ogni volta abbiamo fatto con i candidati stessi prima della diretta. Marileno Franci, candidato sindaco della lista Vivi San Quirico, benvenuto. Grazie. Ugo Sani, candidato invece della lista San Quirico in Piazza, benvenuto anche a lei. Molto grazie. Ed ecco noi anche Danilo Maramai del Patto Civico per San Quirico d'Orcia. Buonasera. Anche in questo caso, come per Castellina in Chianti, tutti i candidati hanno deciso di mettere il nome del loro comune nel nome della lista. Ricordo anche ai nostri telespettatori, anche in questo caso ogni volta avranno 2 minuti di tempo per rispondere, tempo che dovete giocarvi bene, non è cumulabile. 3 domande nel primo blocco e poi altre 2 blocchi, ogni volta 2 domande. Se è tutto chiaro? Possiamo partire, il primo giro è quello dell'ordine di estrazione, quindi partiamo da Marileno Franci. Anche in base, io un po' l'ho anticipato insomma, in questa mia premessa, tutti e tre, quindi anche lei, avete insomma, alle spalle già esperienze politiche. Perché avete deciso di riscendere in campo e di farlo così direttamente, candidarvi a sindaco per San Quirico? In 2 minuti, Marileno Franci. Grazie, ma allora io vorrei toccare il percorso. A novembre, circa novembre, un gruppo di cittadini molto trasversali, giovani e non, e di idee politiche differenti, si sono incontrati. Ci siamo incontrati per capire le problematiche di San Quirico. Da lì è nata questa idea progettuale molto trasversale, che poi è scaturita in una presentazione presso la Coppe Orcia di San Quirico d'Orcia e da lì ha proseguito fino alla presentazione di un programma e la lista. In questo percorso noi che cosa abbiamo messo davanti? I problemi della comunità, e se questa lista è nata è perché alcune motivazioni su quello che è successo in questi 5 anni dall'amministrazione uscente, perché potrei dire subito, se tutto erano rose e fiori e tutto andava bene, senz'altro il PD candidava il sindaco uscente, al di là di quello che noi e le nostre valutazioni sono su San Quirico. In questo percorso niente, abbiamo trovato molto entusiasmo, una trasversalità molto importante, e tant'è vero che la lista è civica e trasversale, ci sono persone che alle europee, alle future politiche voteranno in maniera differente, ma si sono ritrovate su un programma, su una condivisione su questo percorso di San Quirico. Io sono molto fiducioso e contento di questo percorso. Naturalmente è chiaro, come è stato detto, io provengo dal centro-sinistra, altri provengono,
dal Movimento 5 Stelle, altri, non mi vergogno a dirlo, sono espressione del centro e del centrodestra, ma è proprio una lista civica trasversale che vuole portare avanti questo nuovo percorso non solo per San Quirico ma anche e soprattutto per la Val d'Orcia, cioè un rilancio forte dell'idea Val d'Orcia che è venuta a mancare in questi 5 anni. Così Marileno Franci, sentiamo adesso anche le motivazioni di Ugo Sani, anche lei impegno politico, assessore nell'ultima appunto esperienza amministrativa, perché questa scelta di candidarsi come sindaco, in 2 minuti? Ma molto semplicemente, consideravo, come del resto poi ha fatto il suo partito d'appartenenza, l'esperienza di Valerio Agnelli conclusa. Mi sono trovato per 5 anni praticamente da solo a reggere il comune, in quasi totale assenza dell'altro assessore e anche del sindaco. Mi è stato chiesto di rinnovare per 5 anni questa disponibilità, ho detto no, tanto più che dietro non c'era un gruppo compatto, ma al contrario, regolarmente in consiglio comunale poi il gruppo che era costituito, ci tengo a dirlo, tutto da consiglieri del PD, perché l'unico consigliere socialista, quindi che aveva la mia stessa provenienza politica, purtroppo è venuto a mancare, e trovarsi ad essere regolarmente impallinati sulle cose che si portavano avanti, sui programmi, il sindaco, ma anche io che ne ero, come dire, l'appoggio più forte, insomma, più continuo, non era certo piacevole. Ho chiesto se era possibile guidare una lista con il mio nome, mi è stato risposto di no, che il PD non era disponibile a questo, ma anche se non avevano evidentemente un altro candidato, perché poi è passato del tempo prima che venisse appunto scelto il nuovo candidato. Io mi sono incontrato con una serie di persone valutandone le competenze, valutandone le professionalità e valutando soprattutto la capacità di stare sul pezzo, perché 5 anni sono lunghi e se non ci si contorna di persone affidabili poi evidentemente non si riesce a portare in fondo il programma che ci siamo dati. Questo ho fatto, ho trovato un gruppo dal mio punto di vista molto, molto affiatato e molto forte, privo di qualunque interesse se non quello di servire il Paese. Così Ugo Sani. Sentiamo allora anche le motivazioni di Danilo Maramai del patto civico per San Quirico d'Orcia. Anche lei è stato amministratore, è stato sindaco già di San Quirico d'Orcia. Perché scendere di nuovo in campo? Perché candidarsi ancora come primo cittadino? Allora, io voglio premettere subito che non è una mia scelta, perché se io avessi dovuto scegliere, avevo già scelto in precedenza, insomma, avevo sempre considerato una ricandidatura di uno che ha già percorso un'esperienza, qualcosa di vecchio, insomma, e quindi avrei preferito soluzioni diverse. Io fino a un mese fa mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione, poi mi ci sono trovato perché è venuto fuori, sono stato, diciamo, sollecitato da più parti, da tante persone dalle quali ho ricevuto anche stima per il passato, eccetera, eccetera, per cui una volta ravvisata la necessità che mi veniva chiesta di scendere in campo, di mettersi a disposizione, ho accettato e quindi mi sono messo a disposizione. D'altro canto io sono sempre stato a disposizione per tante cose, a parte il periodo che ho fatto il sindaco, ma poi sono sempre stato molto impegnato nell'associazionismo e quindi ho sempre dato tutto per il mio paese e quindi non mi sono certo tirato indietro. La proposta è nata è una proposta che è sostenuta dal PD ovviamente, ma ha cercato di creare un gruppo molto eterogeneo, diciamo così, anche se di sinistra, per cercare di appunto individuare il candidato, che poi sono divenuto fuori io, e anche per individuare un programma. C'è un gruppo abbastanza nutrito con il quale c'è stato un continuo confronto e siamo arrivati a questa soluzione, quindi io mi trovo ora in questa condizione di essermi messo a disposizione, anche se avrei preferito fare altro, ma questo non vuol dire che io non mi impegni. Una volta che sono arrivato a questo punto, io mi impegnerò
fino a, con tutte le mie forze per arrivare a soddisfare questa necessità. Queste allora le motivazioni che hanno spinto i tre candidati a presentare la propria candidatura come sindaco di San Quirico d'Orcia. Entriamo adesso nel merito dei vostri programmi, delle vostre idee per San Quirico e partirei dal contesto di area, perché l'abbiamo già detto anche in altre occasioni durante questi nostri primi dibattiti, viviamo una fase molto strana e di passaggio per quanto riguarda un po' quella che è la geografia istituzionale, con questa incertezza sul fronte della provincia innanzitutto, questi incentivi per le fusioni dei comuni e le unioni dei comuni che hanno appunto preso il posto delle vecchie comunità montane. Qual è il contesto in cui secondo voi un comune come San Quirico d'Orcia si deve muovere? Restare nell'unione dei comuni? Puntare al comune unico della Val d'Orcia o cos'altro? Quali sono le idee nell'ordine di Ugo Sani, Danilo Maramai e infine Marileno Franci? Ugo Sani, ce lo dice in due minuti? Sì, io ho espresso perplessità e contrarietà, anzi, fin da quando è stata fatta la scelta di costituire l'unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia. Innanzitutto non mi piace politicamente, diciamo così, come è concepita l'Unione dei Comuni, perché si tratta di un organo di secondo livello che presupporrebbe, dal momento che poi c'è una giunta che governa, presupporrebbe che ci fosse un'omogeneità all'interno di questa giunta. Si è mai vista una giunta con persone che appartengono, vengono da aree politiche diverse? È inevitabile che ci siano spaccature, litigi e quindi che alla fine il lavoro poi non lo si porti avanti. Quindi, io già non concepisco l'Unione dei Comuni come uno strumento utile di per sé, tantomeno nel caso della Val d'Orcia, perché il rischio che noi abbiamo corso e in parte continuiamo a correre è che la Val d'Orcia faccia da specchietto per l'Allodole, per l'Amiata, per la Val di Chiana, per tutta una serie di aree con termini, per la stessa Siena, per la stessa Val d'Arbia, perché continuamente noi assistiamo poi all'uso del nome, delle immagini della Val d'Orcia per scopi che non hanno niente a che vedere con la Val d'Orcia. Questo mi spinse perfino con la giunta di Roberto Rappoli, nella quale io non ero presente, però dall'esterno a coniare uno slogan, l'originale è qui, no? Perché c'è un uso continuo delle immagini, eccetera, eccetera. Quello che io invece concepisco e penso è che si debbano associare i servizi e si devono associare i servizi con questa o quella realtà comunale a seconda dei servizi di cui si tratta e a seconda quindi della possibilità reale che c'è di produrre servizi buoni e a costi contenuti per i cittadini. Questa è l'idea di Ugo Sani. In quale contesto invece vede per il futuro San Quirico d'Orcia il candidato Danilo Maramai? Allora, io intanto voglio subito premettere che ho un osteggiamento quasi radicale nei confronti delle fusioni, a meno che queste non vengano per espressione vera delle comunità locali, tipo quello che è successo da San Giovanni d'Asso nei confronti di Montalcino, avevano questa necessità e l'hanno fatto. Ma fare le fusioni perché una legge, forse anche un po' truffaldina, dice che se lo fai ti do soldi. Io premetto che gli enti locali devono avere i soldi perché sono autonomie locali e quindi devono averle perché gli spettano, non perché qualcuno generosamente glieli concede, magari con il ricatto di fare le fusioni. Ecco, io sulle fusioni non sono assolutamente d'accordo, come non sono molto d'accordo con l'unione dei comuni che c'è ora, Amiata Val d'Orcia, perché questo è un altro elemento che tende a smembrare la Val d'Orcia, che io invece vorrei vedere compatta e omogenea. E quindi mi piace, cioè io vorrei lavorare per avere un'unione dei comuni intanto della Val d'Orcia, un'unione dei comuni che sia finalizzato, perché questo lo impone la legge, e che sia finalizzato a mettere in comune i servizi. Molti servizi possono essere gestiti in comune perché possono permettere di risparmiare veramente ciò che le fusioni non farebbero assolutamente risparmiare. Si possono mettere in comune i servizi e soprattutto bisogna evitare che questo organo strano dell'Unione dei Comuni diventi un fulcro di burocrazia, come è in questo momento. È un fulcro di burocrazia che tende ad allungare le pratiche, tanto per farsi un'idea, una pratica va all'Unione dei Comuni, va bene,
e poi dopo l'Unione dei Comuni la prende, la guarda, la rimanda al comune di pertinenza, deve fare un giro enorme con un sacco di persone che ci lavorano per complicare la vita del cittadino, e questo è una cosa da smantellare e mettere a punto per bene. Così Danilo Maramai chiude questo giro. Marileno Franci, lei che contesto ha in mente, in testa per la sua San Quirico? Allora, molto brevemente, intanto noi se è scritto arriverà ai cittadini che si è già comunicato negli incontri che noi siamo per uscire in maniera netta e chiara dall'Unione dei Comuni Amiata Valdoccia, naturalmente in un processo di condivisione con la Regione e gli altri comuni, perché di questo si tratta, ma nel giro di 2 anni vogliamo far sì che si riallacci il rapporto a livello di Valdoccia. Perché questo? Perché il dramma è successo quando, costituita l'Unione dei Comuni, Pienza e Montalcino non hanno aderito, perché lì è stato il problema concreto e reale. Montalcino e Pienza, due comuni importanti della Valdoccia, sono fuori, e da lì, in questo processo ormai lungo di anni, si è allentata anche una visione strategica della Valdoccia. Quindi vogliamo uscire, oltretutto viene meno anche da quello che ha deciso, anzi è ritornata indietro la Regione Toscana con il distretto turistico, cioè oggi che c'è un distretto turistico a livello di Valdoccia, cosa andiamo a discutere all'Unione dei Comuni Amiata Valdoccia? Del nulla. Quindi questo deve essere fatto, diciamo, un processo. Io prendo atto che tutti i candidati, neanche Danilo, è di questa idea di uscire, quindi su questo credo che più o meno si concorda tutti, è un passo in avanti molto positivo credo per il rilancio della Valdoccia. Naturalmente questo non è sufficiente, poi a far sì che la Valdoccia ritrovi un percorso per rilanciare il piano di gestione del sito UNESCO e tutto l'indotto di quello che la Valdoccia stessa ha bisogno. Voglio chiarire anche questo, che c'è una differenza, che non si deve andare a fare una nuova unione dei comuni, ma non si può gestire tutti i servizi associati, perché c'è una legge delle funzioni fondamentali sopra 5.000 abitanti, quindi bisogna trovare uno strumento efficiente, ma ci sono, per permettere di realizzare una Valdoccia unita e coesa per il futuro. Così Marileno Franci, ultimo giro per questo primo blocco, adesso vi ho, come dire, fatto allargare un po' i confini ed inserire in un contesto il vostro comune. Entriamo adesso nelle stanze del Palazzo Comunale. Sappiamo che la legge Bassanini ha segnato un punto di svolta. La dico molto brutalmente: più potere ai funzionari, meno potere ai politici, e questo credo che sia un po', come dire, un giudizio unanime. Come pensate di gestire, organizzare, riorganizzare, vi faccio anche questa domanda, la macchina comunale, e dove pensate di fissare il paletto? Quanto coraggio politico mettete per assumervi magari eventualmente una responsabilità su cui poi magari qualche funzionario non è proprio d'accordo? Dove lo fissiamo questo paletto? Quanto pensate di potervi spingere nel gestire la macchina del comune di San Quirico d'Orcia? Nell'ordine questa volta Maramai, Franci e Ugo Sani. In 2 minuti Danilo Maramai. Sì, allora, io ho fatto l'esperienza di sindaco negli anni 80-90, quando i funzionari, insomma i dipendenti del comune, non firmavano quasi niente, firmava tutto il sindaco, quindi sono abituato ad assumermi le responsabilità. Oggi so che appunto è un po' diverso, ci sono i funzionari, e forse è anche giusto, perché anche i funzionari è bene che si assumano le responsabilità per quella che è la loro funzione. Però ritengo che in un comune non possono esserci, ora dico proprio in termini brutali, non possono essere 20 a comandare, ne comanda uno solo, altrimenti non si capisce più nulla. Quindi, siccome il sindaco viene eletto ora dal popolo, e quindi volevo dire, è quello che deve dire l'ultima parola. Allora, i funzionari faranno la loro funzione, ma anche laddove loro firmeranno delle, come si chiamano, determine ora, eccetera, io credo debbano sempre accertarsi se ciò che loro fanno è condiviso dall'amministrazione, quindi dal sindaco o dagli assessori, ma insomma soprattutto il sindaco, perché poi è quello che prende le colpe di qualsiasi cosa accada, anche se lo fa un funzionario, e quindi io non sono molto disponibile a tollerare sopraffazioni di questo genere. Credo che questo non avvenga, perché io, conoscendo il mio carattere, che si affida molto al buon senso e ai rapporti,
credo sempre di avere la capacità di installare con i funzionari quel rapporto di collaborazione e di rispetto ciascuno delle proprie funzioni, che penso mi riesca abbastanza bene farlo. Laddove troverò delle cuoriacee teste, dovremo prendere, io credo, anche dei provvedimenti, cioè sostituendo i funzionari che hanno questo tipo di responsabilità, perché non si potrà mai accettare che un sindaco sia succube delle bizzarrie di un funzionario. Questo io non sarò mai disposto a tollerarlo, figuriamoci se mi lascio andare, insomma, ecco. Così Danilo Maramai, stessa domanda naturalmente per Marileno Franci, dove fissa il paletto e come pensa, insomma, di gestire la macchina del comune di San Quirico d'Orcia, se diventerà lei il nuovo sindaco. Sì, ma io in maniera molto chiara credo che il Comune di San Quirico ha bisogno di ristrutturare le figure apicali, partendo dal segretario, lo dico in maniera molto chiara, perché, e si ritorna al discorso precedente, se si vuole cominciare a parlare veramente di Val d'Orcia unita, bisogna cominciare ad avere quelle figure apicali che siano le stesse all'interno della Val d'Orcia. Naturalmente dipende dai rapporti, ma non si può avere un segretario con un comune, per quanto mi riguarda, fuori dalla Val d'Orcia. Idem i vari responsabili, in particolare quello dell'urbanistica e dei lavori pubblici. E se è possibile faremo convenzioni con i comuni della Val d'Orcia. Questa è la prima cosa, quindi la sostituzione del segretario al 50% con il comune della Val d'Orcia. Al comune di San Quirico manca il responsabile della ragioneria, e quindi deve essere rinominato un responsabile della ragioneria. Secondo noi è sufficiente al 50% con un altro comune, e stiamo lavorando, e poi faremo la proposta finale a ridosso delle elezioni per vedere se c'è la sinergia con un altro comune, sempre nell'ottica per lavorare a livello di Val d'Orcia. E poi c'è il grande tema che noi abbiamo due responsabili all'area tecnica su due dipendenti e mezzo, e questo non è giustificabile e non funzionale. Quindi si parte da questa qui. Io sono anche abbastanza battagliere e decisionista, però ci vuole anche il rispetto dei ruoli. Oggi la legge consente e dà delle responsabilità alla parola giusta, responsabili, quindi ci vuole un dialogo, ma il sindaco non può superare fino a che sono nominati i responsabili. Io l'unica cosa che a suo tempo ho fatto e rifarò, nel Comune di San Quirico i responsabili vengono nominati annualmente, se in fondo all'anno non sono efficienti non verranno rinominati. Nel periodo, diciamo, che sono nominati è difficile, perché poi contenziosi sono molto. Può finire il periodo? No, sono molti, molto. E quindi eviterei molti di andare a togliergli la responsabilità. La frase ve la faccio finire, tranquilli, non sono così cattivo. Ugo Sani, anche lei, se sarà lei il nuovo sindaco di San Quirico d'Orcia, come entrerà e come organizzerà la macchina del comune in due minuti? Sì, dunque, innanzitutto io penso che i funzionari prendano spazi qualche volta che vanno oltre le loro competenze se c'è un vuoto da parte degli amministratori. Se gli amministratori sono poco presenti, se gli amministratori dialogano poco, se gli amministratori sono poco vicini alle cose del comune, ai progetti, non seguono quotidianamente, direi addirittura, i progetti del comune, come in qualunque amministrazione pubblica è normale che ci sia uno scollamento tra politica e apparato, diciamo così, burocratico. Non vedo necessariamente le ragioni di, lo dico subito, di spazzare via la figura del segretario. Vedo come buona ragione quella di avere un segretario che lavora per due comuni della Val d'Orcia, perché sicuramente questo aiuta molto a rendere omogeneo, diciamo, il lavoro dei due comuni, e quindi a stabilire, come dire, una corrispondenza più facile. Voglio spendere anch'io due parole sull'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico lo capirebbe anche un bambino. A San Quirico per circa 15 anni c'è stato una figura apicale, un architetto, che ha fatto il tempo pieno.
Poi questa figura ha chiesto di fare part time, metà tempo, con un comune tra l'altro di una regione molto lontana dalla nostra. Ora è evidente, o quella persona in 15 anni, non voglio dire prendeva uno stipendio che non avrebbe dovuto prendere, ma comunque evidentemente aveva del tempo da inutilizzare, da non utilizzare, oppure non ce la farà oggi a seguire tutte le pratiche che arrivano all'ufficio tecnico, e quindi questo determina lentezze, eccetera, eccetera. Oltre a questo, il rapporto con i cittadini, e concludo, deve essere un rapporto improntato alla massima cortesia e alla massima disponibilità. Poi su questo ci tornerò. Così Ugo Sani è finito, è volato via velocemente questa prima parte del nostro dibattito con i tre candidati di San Quirico d'Orcia. Una breve pausa e poi continuiamo a parlare di questo bellissimo comune nel cuore della Val d'Orcia. Restate con noi. Ed eccoci ancora con i nostri candidati per il comune di San Quirico d'Orcia, ve li ripresento ancora rapidamente: Marileno Franci, candidato della lista Vivi San Quirico, Ugo Sani della lista in piazza, per San Quirico in piazza, e Danilo Maramai per la lista Patto Civico per San Quirico. Abbiamo conosciuto le motivazioni che li hanno spinti a candidarsi, abbiamo capito in quale contesto d'area vedono per il futuro il loro comune, abbiamo capito come vorrebbero intervenire all'interno della macchina comunale. Adesso andiamo nella frazione, andiamo a Bagno Vignoni. Quale sviluppo per la frazione, che poi è anche una famosissima bellissima località termale? Come si, qual è insomma anche qua l'indirizzo che secondo voi si dovrebbe prendere? Nell'ordine Maramai, Franci e Sani, quindi parte Danilo Maramai per Bagno Vignoni. Allora, Bagno Vignoni, io l'ho conosciuto come sindaco quando non era sviluppato per niente, era quasi ignoto al grande pubblico, c'erano i tedeschi che lo conoscevano un po' e che frequentavano. Ora mi sembra fin troppo sviluppato. Questo però non vuol dire che noi non si debba porre attenzione a Bagno Vignoni. Bagno Vignoni intanto aveva uno stabilimento termale storico che abbiamo perduto, perché poi è diventato insomma sgarrupato, direbbero i napoletani, tutto l'edificio ormai non aveva più la forza di assolvere a quel ruolo, e quindi l'amministrazione comunale ora sta facendo un nuovo impianto termale che è tuttora in costruzione, e quindi lì dovremo vedere poi come affrontarlo. Le attività, gli alberghi insomma si sono dotati pressoché tutti di terme interne, e quindi noi dobbiamo stare attenti ora a come sviluppare questo nuovo stabilimento termale, il cui segreto è quello di riuscire a trovare una gestione economicamente valida, e possibilmente una gestione che sia individuata a livello locale, insomma, possibilmente. Poi bisogna avere questa grande attenzione per l'uso delle acque, perché le acque a Bagno Vignoni vengono prelevate ora in questo momento, mi sembra 19-20 litri al secondo. Io credo che non si possa andare oltre assolutamente, perché questo diventerebbe pericoloso, tant'è vero che si prevede anche la possibilità, ora lo prevede anche la normativa regionale, la possibilità di riciclo, quindi bisognerà porre molta attenzione a queste cose, perché Bagno Vignoni è una cosa delicatissima, ha bisogno di alcune strutture, per esempio le parcheggi eccetera, però bisogna guardarlo con molta attenzione, perché a distruggerlo non ci vuole nulla. Così Danilo Maramai. Marileno Franci, quale sviluppo per Bagno Vignoni, a partire anche appunto dal progetto che ricordava Maramai, questo nuovo stabilimento, nuovo recuperato stabilimento termale? Franci. Vabbè, io Bagno Vignoni l'ho vissuto proprio direttamente e anche in maniera molto appassionata, perché nel 2000 l'acqua si è persa da Bagno Vignoni, quindi è stata fatta la ricerca mineraria, tutto il percorso con i pozzi, e quindi so quanto è importante e delicata la gestione delle acque. Proprio per questo io ho scritto 3 mesi fa all'amministrazione su alcune perplessità sulle scelte fatte fino ad oggi. Ora, su questo cosa bisogna fare?
cioè da terminare uno stabilimento termale, l'unica opera più importante della legislatura che sta terminando e che è a cavallo, diciamo, della legislazione, ma a quel che risulta mancano anche diverse risorse per andare al suo completamento. Quindi bisogna attivarsi per trovare risorse, come completarlo e poi il bando di gestione. E questo, diciamo, è una cosa molto impegnativa, ma credo in un processo, diciamo, tranquillo si possa arrivare a definirlo. C'è un'emergenza importantissima, quella di andare a realizzare subito il posteggio, è stato tolto per fare lo stabilimento termale, perché una programmazione voleva far sì che prima si facesse il posteggio, visto che ci sono tempi, e poi lo stabilimento termale, però oggi è così. Quindi, primo, realizzare in tempi rapidi, prendendosi le responsabilità, il posteggio. Due, terminare lo stabilimento termale. Tre, per quanto ci riguarda, andare a recuperare il loggiato di Santa Caterina, perché è nel cuore di Bagno Vignoni e il recupero del loggiato di Santa Caterina permetterà anche il recupero dell'edificio del vecchio stabilimento termale. Altresì c'è bisogno di una gestione più oculata di Bagno Vignoni, nella gestione ordinaria della polizia, dei Gorelli, dei Cestini. Quindi noi che cosa abbiamo proposto? Che si deve mettere l'ausiliario del traffico e del personale sul sociale per far sì per tenere Bagno Vignoni più pulito 365 giorni all'anno. Così Franci, Ugo Sani, facciamo partire sì. I due minuti anche per lei. Sì, dunque io ho avuto la responsabilità del termalismo in questi 5 anni, intanto volevo informare, perché ho visto un po' quello che ha detto Danilo, insomma ho sentito, e poi ho visto quello che ha scritto anche Marileno Franci. In realtà nell'ultima ricerca è stata fatta, che è del 9 di gennaio di quest'anno, magari per questo non la possono conoscere, però bisognerebbe informarsi. L'uso dell'acqua, che attualmente è di 19 litri secondo, viene data dai geologi come sostenibile a 22,5 litri al secondo. Non è una cosa di poco conto, perché 3 litri e mezzo servono quasi a servire lo stabilimento termale, che richiederà, nelle previsioni che abbiamo fatto con il ricircolo, 4 litri al secondo. Quindi questo ci consente, altrimenti non ho capito come si fa a fare lo stabilimento termale, o troviamo altra acqua oppure. L'altra cosa che volevo dire, che mi preme dire, lo stabilimento termale credo che darà risposte a famiglie che non possono permettersi il lusso di accedere alle strutture alberghiere, quindi diciamo che Bagno Vignoni avrà un suo stabilimento, se no una località termale che non ha uno stabilimento termale, e quando i turisti arrivano chiedono dov'è lo stabilimento termale, e noi dobbiamo dire che non c'è. Quindi lo stabilimento termale doveva essere fatto, è stato fatto certamente con i mezzi che avevamo a disposizione, però siamo riusciti credo ad arrivare in fondo. Il bando verrà fatto con dei criteri che saranno criteri rigidi, legati fondamentalmente alla competenza, cioè non si può pensare che uno smette di fare il falegname e il giorno dopo viene a gestire una cosa del genere. E nella mia idea chi gestisce lo stabilimento dovrà anche gestire il sistema delle acque. Finisco con l'intervento che mi ha preceduto, Franci, che dice di intervenire sul loggiato. Io come faccio a Franci nel suo programma a scrivere sempre che si interviene su cose che appartengono a privati? Questo per me è difficile da capire, con un primo stralcio che sarebbe a gennaio del 2020, cioè ora. Pensate che il piano operativo non è stato ancora approvato dalla Regione Toscana, come si farà ad avere i tempi per fare una variante e partire? Scusate, sono sforato con questo progetto. E qua fermo anche Ugo Sani. Mi collego un po' a questo tema, perché si parla di Bagno Vignoni, abbiamo parlato di Bagno Vignoni e si parla naturalmente di turismo. Un po' in tutti i nostri dibattiti, perché i nostri comuni hanno tutti una forte vocazione turistica, si parla di quale tipo di turismo intercettare. C'è stato il boom negli ultimi anni nella Val d'Orcia del turismo religioso, del turismo legato alla Via Francigena, un turismo che però forse non ha poi ricadute economiche, è una domanda ovviamente importante. Allora vi chiedo come far tesoro di questo richiamo e quindi trattenere e poi spingere chi visita magari per un viaggio religioso, spingere la gente a tornare in questi territori, e in generale come intercettare un turismo che sia più quasi stanziale, no? più lungo nel tempo. Quali sono le risposte nel programma di Ugo Sani?
Sì, noi puntiamo a un turismo stanziale, l'abbiamo detto e ripetuto, anche perché non vogliamo che San Quirico diventi un mercatino. Abbiamo fatto di un motto, un paese di straordinaria normalità, il cuore del nostro programma. Cosa vuol dire un paese di straordinaria normalità? Vuol dire un paese che deve sostenersi economicamente con il turismo, ma che non ha nessun interesse ad avere un turismo, per carità, niente affatto disprezzabile, ma un turismo mordi e fuggi che distrugge piuttosto che portare benefici. Quindi questo è un punto fondamentale intorno a cui ruotano tutta una serie poi di cose che convergono a far sì che San Quirico, a differenza di quello che è accaduto in paesi vicini, tipo Pienza, Champerde, San Gimignano, insomma è il caso più eclatante, no? Non si trasformi in un paese vissuto soltanto da turisti, in cui la gente deve stare a casa e non ha più il piacere di trovarsi in piazza a parlare, a discutere, a conversare, a frequentare i bar, senza che qualcuno si avvicini e dica immediatamente il signore desidera e così via, no? Quindi è a questo turismo che puntiamo e le strutture alberghiere importanti che abbiamo, soprattutto a Bagnomignoni, ci aiutano molto in questo. Evidentemente, se non avessimo quelle strutture alberghiere dovremmo prendere il turismo di passaggio. Quanto al turismo dei pellegrini, c'è un vizio di fondo nel considerare il turismo dei pellegrini come un turismo che non lascia niente. È vero che il pellegrino fa il pellegrino quando attraversa San Quirico e qualunque altra manzio, diciamo, lungo la Francigena, ma è anche vero che il pellegrino non è un povero che non può permettersi il viaggio. Molto spesso il pellegrino è qualcuno che è alla ricerca di sé, della propria interiorità, che cammina per questo. E i pellegrini, e lo sappiamo, ne abbiamo avuto prova dall'ufficio turistico, poi spessissimo ritornano con le loro famiglie e vanno a villeggiare nei nostri alberghi. Così Ugo Sani. Passiamo a Danilo Maramai. Ho mescolato, ho fatto il quarto candidato stasera, Ugo Maramai. Danilo Maramai, quale turismo per San Quirico d'Orcia? Ma io credo che siamo tutti abbastanza convinti che il nostro turismo preferito è quello che noi abbiamo definito, e che non solo noi, insomma, definisco tanti altri, turismo lento, cioè un turismo di qualità. Incentrato sulle bellezze, sul pellegrinaggio sulla via Francigena, ma sulle bellezze paesaggistiche, architettoniche, ambientali, insomma ne abbiamo da vendere in tutti i sensi. Quindi potenziare questo turismo. Ora è molto presente il turismo con le biciclette, per esempio, oppure a piedi, quindi un disegno che noi abbiamo in mente è quello di creare questi percorsi cicloamatoriali, diciamo così, che possano collegare varie parti della Val d'Orcia, San Quirico con Bagnomignoni o San Quirico con Pienza, cioè collegare più o meno tutti, San Quirico con Montalcino, Montalcino con Castelnuovo dell'Abate, un qualcosa graduale che possa. Però per far questo bisogna ritornare al discorso della Val d'Orcia, perché se la Val d'Orcia non raggiunge la propria integrità è difficile fare tutto, perché tutta la parte economica, dall'agricoltura fino al turismo, possono avere un valore vero se la Val d'Orcia opera in maniera omogenea. E un altro aspetto è quello dei matrimoni. Noi a San Quirico abbiamo avuto un esploit dei matrimoni. La regione toscana è una regione dove più è presente questo fenomeno del turismo dovuto ai matrimoni. Noi ce ne abbiamo molti, ma non è che siamo agli apici, però si può sviluppare, perché il turismo dei matrimoni porta un indotto notevolissimo, quindi c'è da lavorare molto da questo punto di vista, e questo credo che sia la direzione verso cui si debba andare, perché dobbiamo stare attenti al nostro turismo di qualità, senza spregio per gli altri, ma insomma dobbiamo cercare, noi abbiamo queste caratteristiche e queste dobbiamo cercare di mantenere. Chiudo questo giro, Marileno Franci, quale turismo per San Quirico? Allora, credo che su questo condividiamo tutti, di avere un turismo di qualità, meno mordi e fuggi, però bisogna poi, gli amministratori vadano ad analizzare anche i dati,
E se noi guardiamo i dati trasmessi dalla provincia, insomma, sui pernottamenti e le presenze, che cosa vediamo? Intanto io voglio fare chiarezza, sono dati importantissimi per San Quirico, ma non sono quelli che hanno enunciato l'amministrazione uscente più 26%. Lo dico chiaramente, perché? Perché se noi andiamo a prendere il 2015, noi si era a 192.000 presenze, e attualmente siamo a 184, quindi è un meno, è un più rispetto al 2016, ma un meno al tetto crescente che dal 2003 si è avuto fino al 2015. Questo è un dato da analizzare, perché può darsi quello sia il tetto massimo, io spero di no, però quando la politica deve analizzarli questi dati. Il secondo dato è che le persone restano meno nelle strutture alberghiere, quindi si sta diminuendo quella presenza e si vorrebbe prolungare, e questo è il secondo dato negativo. Sono importanti e su questo bisogna lavorare. Io credo che intanto è collegato anche al turismo che i centri storici e Bagno Vignoni siano vivi, cioè noi a questi turisti bisogna dargli anche un paese vivo, perché se il paese, il centro storico muore perché non è vissuto da cittadini, perché non abbiamo i negozi, è meno appetibile anche per le persone che stanziali stanno nel nostro territorio, perché sì che vanno a vedere il paesaggio e gli altri comuni, ma anche il comune stesso di San Quirico deve creare una propria attrattività per far sì e per far stare queste persone il più possibile a San Quirico. Credo questa sia una grande sfida che secondo me personalmente è mancata negli ultimi 5 anni. Io ammetto invece che sul fronte culturale e su altre cose sono state fatte cose importantissime, perché credo che sia anche onesto riconoscere quando qualche cosa funziona nella nostra comunità. Quindi la sfida è importante e lunga, ma siamo, diciamo, sulla buona strada. E voi avete ormai superato il giro di boa di questa serata, vi restano solo 2 domande, soltanto l'ultimo blocco per raccontare ai vostri cittadini e a tutti i nostri telespettatori che cosa avete in mente per San Quirico. Una pausa e poi torniamo a parlare. Ultima parte del confronto tra i 3 candidati del comune di San Quirico d'Orcia. Come vi stiamo raccontando anche da settimane, prima ancora della chiusura delle candidature, sicuramente quello di San Quirico è uno dei comuni più interessanti in questa tornata elettorale, per quello che è successo già nelle prime settimane, per le candidature che si sono affacciate. Un comune che continuiamo a raccontarvi questa sera, conoscendo le idee di chi si candida a guidarlo per i prossimi 5 anni. Abbiamo toccato già vari aspetti, parlavamo prima della pubblicità di turismo. Allora vi metto sul piatto una duplice esigenza, quella di tutelare il vostro straordinario paesaggio, una realtà riconosciuta a patrimonio dell'umanità UNESCO, con la necessità di permettere alle persone di poter svolgere attività, di poter lavorare e quindi rimanere nel vostro comune, quindi creare sviluppo. Qual è il giusto compromesso tra tutelare e sviluppare, che poi, voi me lo insegnate, è un po' quello che si diceva fin dall'inizio quando si iniziò a lavorare, a pensare al Parco della Val d'Orcia. Nell'ordine Sani, Franci e Maramai. Ugo Sani, in 2 minuti. Io mi occupo di paesaggio ormai da una vita, ho fondato anche il Centro per lo Studio del Paesaggio a San Quirico, la Fondazione Taglialini, quindi credo di potermi ritenere un esperto e non uno che ha scoperto il paesaggio così durante la campagna elettorale o negli ultimi anni, perché tutti dicono che è un brand della Val d'Orcia. Il paesaggio, e del resto il riconoscimento UNESCO lo testimonia, in Val d'Orcia significa paesaggio culturale, cioè paesaggio creato dall'uomo, dal lavoro dell'uomo. Ora c'è un problema enorme, c'è un pericolo che nessuno ha segnalato nei programmi, sto parlando dei miei colleghi candidati, e a cui io invece ho dedicato una pagina. Se è vero che il paesaggio è il brand su cui si costruisce l'economia in questo momento della Val d'Orcia, perché nessuno si occupa di dire come va salvaguardato?
Allora, è evidente che se il paesaggio è un paesaggio legato alle colture in gran parte cerealicole, una cosa è dire, come ho letto in qualche programma, incentiveremo la nascita a un pastificio, ma questo dire ai privati incentiveremo, secondo me è del tutto fuorviante, perché il comune non incentiva proprio niente, gli aiuti di Stato, tra virgolette, non si danno, cioè o nasce un pastificio, il comune non lo può incentivare, come lo incentiva. Io penso a una cosa, siccome siamo sito UNESCO, noi dobbiamo farci promotori con tutti i siti UNESCO che hanno avuto un riconoscimento legato al paesaggio, perché si faccia un'azione forte nei confronti dell'Europa e delle politiche agricole comunitarie, in maniera tale che l'Europa capisca che alcune colture devono essere sostenute, perché il grano duro, per esempio, i cereali in generale, non sono sostenibili se non con un adeguato impegno da parte della comunità europea. Vogliamo il sito UNESCO? Vogliamo il patrimonio mondiale dell'umanità? Devono essere sostenute quelle colture che hanno determinato le forme e le linee del nostro straordinario paesaggio. Così Ugo Sani, è il turno di Danilo Maramai, compromesso tra sviluppo e sostenibilità. Allora, io ritengo che specialmente in questo connubio delicato che ci può essere per il nostro territorio serve sempre e comunque il buon senso, non si può derogare da questo. Io credo che ciò che può produrre danni a queste situazioni è la contrapposizione esagerata che ci può essere sia a livello politico-amministrativo sia a livello di cittadini. Io credo, e qui io credo molto in queste cose, a volte mi dicono che fa discorsi a prete, ma io credo molto nella collaborazione, nella sommatoria di intelligenze tra le persone. Se noi esaminiamo attentamente i nostri problemi, li discutiamo non dentro il palazzo, ma dal palazzo, ma anche in collaborazione con i cittadini, io credo che si possano trovare le soluzioni se ci andiamo a confrontare serenamente, senza contrapposizioni esasperate, no? Io credo che si trovano sempre soluzioni, perché noi abbiamo questo dilemma che è abbastanza importante. Intanto ritengo che la Val d'Orcia debba essere vista tutta insieme, perché questo serve per creare uno sviluppo sostenibile, compreso oltre al turismo anche per l'agricoltura, perché l'agricoltura può puntare molto sui prodotti di qualità, che sì, è vero, cioè questa storia che devono essere sostenuti dalla comunità europea, io sono dell'opinione che ciò che si produce debba avere il suo tornaconto economico, non ci deve essere discussione, devono essere semplicemente valorizzati per quello che sono. Se noi facciamo dei prodotti di alta qualità, che poi si possa passare dalla materia prima al prodotto finito, quindi con i pastifici eccetera, non so, questi se fossero possibili, questo non vuol dire che non si devono finanziare, noi dobbiamo sostenere, vuol dire anche mettere insieme le persone, sviluppare il ragionamento. Io credo che si possano fare tante cose interessanti, ma bisogna far sempre prevalere il buon senso, altrimenti siamo sempre fregati. Marileno Franci, quale compromesso per garantire lo sviluppo e al tempo stesso tutelare il vostro patrimonio paesaggistico? Intanto, per tutelare il patrimonio bisogna ritornare un attimino indietro, nel senso che con un grosso sforzo i comuni della Val d'Orcia erano riusciti a approvare il regolamento edilizio unificato, che era il primo passo per una gestione più unitaria del territorio, per arrivare ai piani strutturali e al piano di gestione che poi identifica dentro tutti questi strumenti di cui parliamo. E che cosa è successo? Che è rimasto nei cassetti di qualche amministrazione. Oggi c'è da ripartire dall'inizio, questo è stato il primo errore, quindi da lì bisogna ripartire, cioè per tutelare intanto la Val d'Orcia e anche uno sviluppo adeguato a Val d'Orcia si deve discutere tutti e cinque comuni insieme e fare un piano di gestione serio, credibile, unitario, punto, questo è che deve essere fatto. E dico anche questo, il San Quirico sarà focale e fondamentale per far sì che la Val d'Orcia e i cinque comuni ridialoghino. Detto questo, io credo che sull'agricoltura bisogna andare a creare quelle filiere corte, dal produttore al consumatore. L'idea del pastificio o di altre cose è in quest'ottica. Il comune che cosa deve fare? Deve creare le condizioni sugli strumenti urbanistici, creare delle condizioni
su un'area più ampia, ma certo non è che va a dare un incentivo al privato per fare il pastificio, è chiaro che se riusciamo a fare delle filiere corte, dei bollini, si dà un valore aggiunto ai produttori, si dà una qualità maggiore, questo credo sia delle finalità che il parco deve fare. C'è la Docca Orcia, si può andare oltre sul discorso dell'olio, credo si possa andare oltre sul grano, su grani antichi, eccetera, eccetera. Questo è un grande sforzo che la Val d'Orcia deve fare, cioè la qualità non è solo sul paesaggio, ma anche su prodotti che riusciamo a fare, a vendere all'esterno. Questo è il grosso sforzo che bisogna, ripeto, fare. Credo ci sono tutti i presupposti, basta crederci. Ultima domanda, nell'ordine di partenza, quindi ancora Franci, Sani e Maramai. Abbiamo parlato tanto delle vocazioni, appunto, no? Del vostro comune, il turismo, l'agricoltura. Adesso vi chiedo, con una fotografia, come vorreste far immaginare San Quirico d'Orcia, manifestazione o eventi, anche più di uno, che possono, dovranno, devono essere il simbolo a livello di manifestazioni, grandi eventi. Che cosa dice Marileno Franci? Allora, io dico questo, e forse mi ripeterò, ma l'abbiamo scritto in maniera molto chiara, che anche gli eventi devono avere un cartellone, come c'era il Festival della Val d'Orcia, gli eventi principali devono essere a livello di area. Quando parliamo di Val d'Orcia ci deve essere un grande noi, poi ci possono essere tanti piccoli io su tante piccole manifestazioni, ma questo deve essere lo sforzo. La Val d'Orcia, un territorio unico, un territorio che guarda a 360 gradi in maniera unitaria. Quindi Festival della Val d'Orcia, un grande evento a livello nazionale a rotazione tra 5 comuni, e poi c'è tutte le altre manifestazioni a caduta dei singoli comuni. È una programmazione seria, ma che non riguarda il singolo comune, perché sennò prevale, e lo dico in maniera diretta, l'egoismo di ogni comune e non porta un valore aggiunto a tutta l'area. Questo credo, penso e spero sia condiviso da tutti. Noi poi abbiamo manifestazioni importanti, da paesaggi musicali, da la festa del Barbarossa, la festa dell'olio. Noi abbiamo detto e proponiamo, perché in alcuni periodi morti per allungare la stagionalità, di creare un evento sulle le bike, eccetera, eccetera, a febbraio. Quindi secondo me ci sono ampi spazi. È chiaro, ci sono alcune cose che stanno funzionando bene e bisogna proseguirle. Abbiamo lanciato questa idea di utilizzare i percorsi pedonali ciclabili già esistenti, e quello di andare a creare forme nel paesaggio, cioè che lungo questi percorsi si possa mettere anche delle sculture dove l'artista si apprezza non solo il paesaggio e i beni culturali, ma ci sono realizzate queste opere. Quindi creiamo quella dinamicità all'interno della Val d'Orcia con delle piccole piazzole. È un progetto a livello di area, noi ci crediamo molto e credo che queste finalità sono importantissime per l'area. Passiamo ad Ugo Sani. Sì, indubbiamente la possibilità di programmare come area sarebbe un fatto importante, perché unire le energie è sempre importante, tanto più nel caso di comuni piccoli come quelli della Val d'Orcia. Allora, incominciamo a dire che Montalcino viaggia per un suo conto, perché non ne vuol sapere di organizzare eventi insieme agli altri 4 comuni. Spesso abbiamo trovato difficoltà enormi anche con altri comuni, non sto a fare i nomi, io i miei sforzi li ho fatti tutti, vi posso garantire. A un certo punto un comune deve legittimamente, anziché impiccarsi a un festival della Val d'Orcia in cui deve mettere soldi che sono doppi o tripli, addirittura in qualche caso qualche comune non mette niente per tenere in piedi un festival della Val d'Orcia che porta 4-5 eventi fine delle trasmissioni, io non ne potevo più. Diciamo che lo sforzo grande che ho fatto è quello di riunire tutte le associazioni, e questo lo faccio ad ottobre, l'ho fatto a partire dall'ottobre dell'anno precedente, in maniera tale da avere a febbraio un calendario completo degli eventi, che non credo ci sia comune, forse nemmeno Siena,
che io sappia, che riesce a febbraio a fare. Quindi questo che significa? Significa che le strutture alberghiere e comunque in generale tutti gli operatori del turismo sono in condizioni di offrire, di fare un'offerta integrata che non è costituita soltanto dalla bellezza del paesaggio, dalle loro capacità di accoglienza che indubbiamente sono straordinarie e altissime, ma anche da fine settimana o giorni comunque estivi in cui accadono cose importanti. E questo ha attratto su San Quirico importantissimi sponsor, perché se io vi dico i paesaggi musicali toscani, che è un'invenzione di 5 anni fa, un festival di musica classica in cui il comune mette 10.000 euro e ne arrivano altri 40.000 da sponsor privati, forse qualcuno ha capito l'importanza di quello che stiamo facendo. Chiude Danilo Maramai. Eventi, manifestazioni? Io credo che l'amministrazione comunale di San Quirico vada elogiata per questo, ha un calendario di eventi notevoli e di rilievo, di pregio, molti dei quali possiamo fare, quindi possono essere sviluppati anche perché esiste il Palazzo Chigi, perché se il Comune di San Quirico non avesse il Palazzo Chigi sarebbe handicappato per fare una serie di cose. Noi facciamo mostre continuamente, poi ci sono eventi tipo il Wine Festival che c'è stato ora, abbiamo fatto lì dentro, ci sono tante cose, anche paesaggi musicali, molti si svolgono, gran parte lì dentro. Siamo riusciti addirittura a fare due opere liriche quest'anno dentro un teatrino minuscolo, che è uno spettacolo vedere come si possa riuscire a farli. Comunque ci sono delle cose importanti, poi abbiamo delle manifestazioni di rilievo, il Barbarossa ormai è storico e è riconosciuto, Forme del Verde è una mostra di scultura che richiama addetti ai lavori, esperti, grandi intellettuali da tutte le parti. Abbiamo delle manifestazioni che sono validissime, dovremo sempre far meglio possibilmente, però anche questo discorso di attraverso le associazioni di fare un calendario che permette di non accavallarsi, sono cose pregevoli e secondo me dobbiamo solamente andare avanti su questa strada. A me piacerebbe anche sviluppare un'esperienza già fatta, che è quella della lirica, ma negli orti leonini d'estate, perché ovviamente c'è più spazio, c'è più, poi magari c'è il rischio che piova, però sarebbe una cosa, è molto apprezzata sia dalla nostra popolazione che dai visitatori. Quindi poi questo discorso da fare con la Val d'Orcia, con le altre municipalità, è una cosa sicuramente interessante, però rimane il fatto che ognuno ha le sue caratteristiche. L'importante sarebbe non accavallare tra le varie municipalità gli grandi eventi, questo sì, ma io credo che il buon senso ci porterà a risolvere anche questi problemi. E con questo si chiude il nostro dibattito, il nostro confronto tra i candidati di San Quirico d'Orcia. Ve li ripresento ancora, ringrazio Marileno Franci, candidato della lista Vivi San Quirico, grazie, Ugo Sani, candidato della lista San Quirico in Piazza, e grazie anche a Danilo Maramai, che invece è il candidato del Patto Civico per San Quirico. Grazie per la vostra disponibilità, grazie. Buona campagna elettorale, continuate a seguire Provincia al Voto, ben due appuntamenti settimanali, vi facciamo conoscere tutte le idee e tutti i progetti di chi si candida a guidare i comuni della provincia di Siena. Questa puntata la potrete rivedere venerdì su NTI, mentre torniamo con un nuovo appuntamento in diretta su Siena TV lunedì prossimo. Grazie per essere stati con noi.